Oggi è una grande festa. Cos'è cambiato in questi 150 anni? Quanto è attuale quindi il pensiero dell'Azione Cattolica? L'Azione Cattolica in questi 150 anni ha dimostrato attraverso i volti e le storie di tutte quelle persone che ne hanno fatto parte di essere sempre attuale, anche perché l'Azione Cattolica si radica nella società, nella vita e nel quotidiano di ciascuno. Ecco che ognuno, ogni socio vive la propria vocazione alla santità nel quotidiano, e quindi proprio per questo si rende il messaggio dell'Azione Cattolica sempre attuale, perché va a coniugare la vita e la fede, quindi cammina con l'uomo, con la storia dell'uomo. Beh, l'Azione Cattolica per me è un aspetto fondamentale per la mia vita. Direi che l'Azione Cattolica è azione e partecipazione, e questo mi ha formato sinceramente da quando sono bambino, da quando sono piccolo, partecipando con l'ACR, poi arrivando nei giovanissimi e rendendomi particolarmente disponibile per l'associazione durante il percorso giovanile, cioè da 19 anni in su. E l'Azione Cattolica ti forma non solo per quanto riguarda l'ambiente ecclesiastico o quanto concerne ciò, ma ti forma all'interno e ti aiuta anche a muoverti all'interno dei percorsi universitari, ad esempio, che è quello che riguarda me personalmente, ma anche all'interno degli aspetti lavorativi. È un'associazione che riempie il mondo delle persone. Perché gli altri giovani si dovrebbero avvicinare all'Azione Cattolica? L'Azione Cattolica è forma mentis, ma anche gioia, divertimento, e questo penso che sia l'aspetto fondamentale nella vita di tutti i giovani. Se non c'è né forma mentis, però né divertimento, diciamo che le nostre vite, soprattutto di quelli dei giovani di oggi, possono definirsi molto piatte. In un giorno importante come quello di stamattina, quanto è importante ancora il pensiero dell'Azione Cattolica ai nostri giorni? Ma il pensiero dell'Azione Cattolica è importante perché nel suo itinerario, nella proposta che fa ai soci, propone una formazione continua per una consapevolezza della propria fede, un vivere la fede testimoniandola nella vita del quotidiano, senza eroicità particolari, ma proprio nel scegliere di vivere giorno dopo giorno alla sicurezza del Signore. Oggi 150 anni dell'Azione Cattolica, passato, presente, qual è il futuro di Azione Cattolica? Ma il futuro certamente riparte da qui. Futuro presente è la sfida e la scommessa di leggere già questo tempo come un'opportunità per continuare, diciamo, a costruire questa bella storia, una storia che è fatta di volti, che è fatta di esperienze, ma che è fatta anche della voglia e della capacità di continuare a rinnovarsi, senza dimenticare di riservare uno sguardo al passato e all'azione di chi ci ha preceduto. Allora il futuro è fatto certamente della capacità di rinnovarsi, la capacità di essere ancora, diciamo, occasione di confronto, di dialogo, quindi certamente una sfida, provare anche a raggiungere in qualche modo e a raccogliere ulteriormente l'invito del Papa ad aprire le porte, ad uscire, a fare associazione fuori, a fare associazione anche con altre realtà che sono presenti nella Chiesa ma anche al di fuori della Chiesa, poter dire una parola e dirla insieme, poter condividere delle parole che poi abbiano gambe, che si traducano in gesti e in azioni concrete. In quanto è importante l'Azione Cattolica all'interno della Chiesa? È importante perché in un momento in cui, dobbiamo dirlo, l'associazionismo è un po' in crisi, perché ci sono tante forme più veloci e magari meno stagionate e meno radicate, l'Azione Cattolica invece ci mostra che quando al fondo o motore c'è, ecco, il Vangelo, c'è Gesù Cristo, allora quello... Gli anni si contano anche a tre cifre, a quattro cifre, e noi ci auguriamo per davvero che l'Azione Cattolica in questo delicato momento possa indicare per davvero a tanti che non c'è cammino di Chiesa se non è un cammino comunitario, di popolo, di Chiesa. Io penso che questa è una testimonianza bella, importante e soprattutto necessaria in un momento in cui a volte si cammina in ordine sparso. Invece, ecco, riuscire a crescere all'interno, vedere i bambini, vedere i piccoli, vedere che poi diventano giovani, e sempre, ecco, cambiando evidentemente la motivazione per cui si resta in associazione, però questo ci fa capire
che il futuro appartiene a chi in questo momento di difficoltà sa tenere accesa la luce e soprattutto sa guardare in alto. Io mi auguro che l'Azione Cattolica, come ha svolto un servizio preziosissimo in momenti difficili della vita sociale, politica e anche religiosa del nostro Paese, possa continuare in questo momento di svolte o di cambiamento a indicare per davvero la strada maestra che è Gesù Cristo.